direttore della Caritas di Gerusalemme. Ecco, qual è l'attività che la Caritas svolge in Terra Santa? Sì, infatti io sono Don Raed, parroco di Ramallah, direttore generale della Caritas di Gerusalemme. E Caritas era creata giorni dopo la guerra del 67 per rispondere ai bisogni urgenti del popolo palestinese in generale, ma soprattutto alla comunità cristiana. E noi lì lavoriamo a nome dell'Assemblea dei Vescovi Cattolici della Terra Santa. Il nostro presidente è il patriarca latino Fuad Tual. E noi lavoriamo in cinque in Terra Santa, nei territori palestinesi occupati, Gerusalemme Est e la striscia di Gaza, in cinque settori. Il primo è quello sociale, cioè con le famiglie povere, gli anziani handicappati e anche drogati. Per esempio abbiamo a Gerusalemme, nella vecchia città, un centro di abitazione dei drogati, perché a Gerusalemme questo è un fenomeno. Secondo settore abbiamo un dipartimento medico, abbiamo quattro centri medici, uno a Taibe nella parte est di Ramallah, uno a Abud nella parte ovest di Ramallah e due a Gaza con una clinica mobile. Terzo dipartimento di microcredito, e diamo microcrediti a piccoli progetti di sviluppo, a costruire le case, a studenti di università e case di urgenza. Quarto dipartimento, quello di giovani, lo scopo di formazione di questo giovane al volontariato in ogni parrocchia delle parrocchie della Terra Santa. Quinto dipartimento di sviluppo è lo scopo di aiutare la comunità a trovare lavoro, fare piccoli o grandi progetti di sviluppo in collaborazione con le comunità locali, con le parrocchie e soprattutto con i municipi. C'è quasi un grande impegno importante. E noi come Caritas di Gerusalemme siamo in uno stato di urgenza permanente, perché a causa di questa famosa occupazione, che deve finire una volta per tutto il più presto possibile, e poi che siamo sotto l'occupazione, i bisogni sono, aumentano giorno e notte e ci vengono di tutte le parti e di tutte le parrocchie. Adesso Caritas Giordania, che fa parte anche della nostra diocesi, ha l'urgenza della crisi siriana. 1 milione di profughi sono arrivati a Amman, in Giordania, dunque loro hanno da fare con questa realtà, è molto difficile. Come vi state preparando alla visita tra qualche settimana di Sua Santità Papa Francesco in Terra Santa? Certamente tutti sono lieti di accoglierli di nuovo, il Papa Francesco, dopo la famosa visita del Papa Giovanni Paolo II nel 2000, del Papa Benedetto XVI nel 2009, viene Francesco, prima di tutto in Giordania, perché la Giordania fa parte della nostra diocesi, poi a Betlemme, dove farà la messa nella piazza della Natività. E l'incontro più atteso è quel abbraccio di fronte al Santo Sepolcro con il patriarca di Istanbul, Bartolomeo II, che commemora di nuovo l'abbraccio di 50 anni fa di Paolo VI con Athinagoras. Speriamo che questa visita del Papa dà un esempio e una nuova motivazione e per l'unità tra le chiese e per il processo di pace, perché il miglior regalo che il mondo potrà dare alla Terra Santa è quello della pace. E soprattutto ricordiamoci che è importante venire e ritornare a visitare la Terra Santa. Sì, questo infatti è il nostro appello a tutti i nostri amici cristiani dell'Occidente dell'Italia. E il nostro appello: venite, non abbiate paura di venire, venite in grandi numeri e non lasciateci da soli, perché questo è un segno di solidarietà con i cristiani della Terra Santa, con le popolazioni della Terra Santa, perché dovete ricordarvi molto bene che la responsabilità della presenza cristiana in Terra Santa non è soltanto la responsabilità dei cristiani della Terra Santa, ma è la responsabilità di tutti i cristiani del mondo, per il solo motivo
che la vostra fede è nata lì quel giorno della risurrezione di quella tomba vuota. Dunque anche voi, amici italiani, confratelli, dovete sentirvi cittadini di Gerusalemme. Gerusalemme non appartiene a noi soltanto, non appartiene agli ebrei, non appartiene ai musulmani, è l'eredità di tutto il mondo, l'eredità di tutta l'umanità. Ognuno può dire che è nato a Gerusalemme perché la sua fede ha iniziato a Gerusalemme.